Esiste un modo tempestivo per rilevare le perdite occulte? Ma il modo più semplice è sicuramente il controllo da parte del proprietario, quindi una verifica magari settimanale del contatore, quindi verificare se con tutte le utenze interne chiuse il contatore gira. Questa è la maniera più semplice, ma in ogni caso anche l'azienda provvede 3 volte all'anno, quando si effettua una lettura, a verificare situazioni di anomalia. Il telecontrollo di cui alcuni apparecchi sono dotati serve a questo o a altre funzioni? Allora, innanzitutto non si tratta di telecontrollo, ma noi facciamo la telelettura di circa 2.500-3.000 contatori, adesso non ricordo esattamente il numero. Quindi è un sistema per rilevare i consumi, i volumi erogati. Chiaramente si tratta di un sistema con batterie tampone, quindi lo scarico del dato avviene ogni mese o 2 mesi. Utilizziamo questi dati alle volte con degli algoritmi per verificare delle situazioni di perdita, però non è la finalità del sistema. Il sistema è finalizzato a misurare i consumi dell'acqua e fare dei bilanci idrici su dei distretti più grandi. Questa è la vera finalità del sistema. Comunque, in definitiva, la signora ha ricevuto queste due bollette, le dovrà comunque pagare. Al momento sì, perché non ha aderito al fondo, ma soprattutto verificato con l'ufficio clienti non c'è stata neanche fatta la segnalazione di perdita occulta, quindi esiste soltanto un consumo anomalo e una fattura anomala.